Bene, allora iniziamo. Forse è meglio se usi il microfono, sai? Fai meno fatica. Tanto io devo dire due cose, ma tu parli a lungo. Allora iniziamo. Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi, come ampiamente annunciato e diffuso sui social, eccetera, abbiamo un ospite che sono molto felice di aver accolto qui da qualche giorno e di avere qui oggi insieme a noi. Lui si chiama Stefan Christensen, insegna all'Università di Strasburgo, insegna estetica, dove è anche doyen, cioè decano del dipartimento, è filosofo, è un amico da tantissimi anni, figuratevi che è stato un mio compagno di dottorato a Ginevra, è uno studioso di fenomenologia principalmente e di tutto ciò che deriva da questo grande movimento filosofico del Novecento, soprattutto fenomenologia francese, soprattutto da Merleau-Ponty in avanti. Merleau-Ponty è appunto uno dei suoi autori di riferimento e uno degli autori di cui ci parlerà oggi soprattutto. E l'altro autore di cui ci parlerà è David Abram, che invece è un autore attuale, di cui lui ha tradotto un testo importante, appunto, di cui anche ci parlerà, ma piuttosto domani. Vi ricordo solo qualcuna delle tante cose che lui ha studiato e che credo trovino un momento di sintesi nelle cose che ci racconterà tra oggi e domani. Merleau-Ponty, appunto, e il suo libro principale che mi piace ricordarvi si chiama La machine sensible, la macchina sensibile, è appunto uno studio merleau-pontiano, comunque a partire da Merleau-Ponty. E poi vi ricordo un altro filone dei suoi interessi, che è il legame tra la filosofia e la psicoanalisi, al quale sta lavorando anche in vista di un libro che sta scrivendo, che dovrà scrivere, insomma, prima o poi, ma abbastanza brevemente, sull'inconscio, l'intercorporeità e la psicoanalisi, no? Un progetto più attuale, insomma. Sull'inconscio nella psicosomatica. Sull'inconscio nella psicosomatica, è un libro che consegnerà a Palgrave Macmillan a breve, non appena l'avrà fatto, e poi ha tradotto il libro di David Abram di cui ci parlerà e che ci mostra, Becoming Animal, no, divenire animale. Una cosmologia terrestre. Una cosmologia terrestre, an earthly cosmology. Allora ti lascio la parola, ti sono molto grato di essere qui in questo periodo e di farci queste due conferenze che sono molto curioso di ascoltare. Grazie davvero. Prego. Grazie a te, grazie a voi. È la prima volta che provo di parlare in italiano per più di due minuti. spero che siete indulgenti, no? Benissimo, indulgente è una parola raffinatissima. Sì, indulgente. Pochi italiani la conoscono. Ah sì, e come di... Indulgente. Ah sì, ok. Indulgent en français, sì, ok. E molte grazie per l'invitazione e per le conversazioni, eccetera. Ho pensato di parlare di tre filosofi, uno dei quali è morto, Maurice Merleau-Ponty, e altri due, Renaud Barbaras e David Abrams, sono della stessa generazione. Merleau-Ponty per la sua ontologia fenomenologica, Renaud Barbaras per il suo tentativo di cosmologia fenomenologica e David Abrams per la cosmologia terrestre. Che è basata su descrizioni fenomenologiche, ma sono anche delle donne nel questo corso, perché sono anche importanti
è un articolo di una collega di Boston, Jennifer McWhinney, sul panpsichismo nell'ontologia di Merleau-Ponty, che conosci forse, è un importante articolo, e anche una giovane filosofa indigena della regione dell'Ontario, Anishinaabe, Ontario, della regione di Toronto, sulla che ha scritto la tesi e un articolo molto importante sulla i rapporti che possiamo vedere tra l'ontologia di Merleau-Ponty e le concezioni tradizionali del popolo dei popoli indigeni americani, sul Manitou, è anche importante. Ok, allora la questione potrebbe formularsi nella seguente maniera. Sì, è vero che facciamo l'esperienza di una sollecitazione della parte del mondo, di una agency, agentività si dice? Sì, no, del, anche agency. Agency della parte delle cose. Che significa questa esperienza per il modo d'esistenza del mondo? O altrimenti, in che misura l'esperienza del sensibile conduce a una ontologia animistica? Una ontologia che corrisponde alle concezioni del mondo, alle filosofie, dei popoli indigeni. Indigeni. Davvero è un programma di ricerca, e almeno spero di aprire qualche porte. E possiamo all'inizio dare una definizione dell'animismo per iniziare. Secondo un specialista di studi religiosi, Graham Harvey, gli animisti sono persone che riconoscono che il mondo è pieno di persone, solo alcune delle quali sono umane, e che la vita è sempre vissuta in relazione agli altri. Una definizione semplice che possiamo guardare in mente e forse discutere sì. Dopo. Ma forse la nozione di persona non è sì importante, è più importante di la nozione di vita in relazione. Autoreferenzialità non è in relazione con se stesso, ma è sempre relazione con gli altri. Altre forme della vita, o eccetera. Ok. Per introdurre vorrei anche dire due parole su David Abram, nato a New York nel anno 57, è autore di due libri, in 96 The Spell of the Sensuous, comment tu traduirais ça? L'incantesimo del sensibile. Voilà.
incantesimo, spell, no? Ma è anche è sull'ambiguità del spell, sì. E anche di, come dire, to spell a word, no? To say which, come dire, appeler in français. No? Sì, fare lo spelling, sì. In italiano. Dire come si scrive, no? E sulla magica magia del linguaggio, insomma, e il secondo libro è questo, è Becoming an Animal, che ho tradotto nel francese l'anno scorso e che sarà pubblicato in qualche mese. David Abram è un biologo originalmente, prestigiatore e filosofo anche americano, nato a Long Island, New York. È una figura centrale della cosiddetta ecofenomenologia, filosofia. Insomma, filosofia dell'ambiente ispirata dal pensiero di Merleau-Ponty e anche nel stesso tempo dell'ecologia profonda del filosofo norvegese Arne Næss, da voi? Arne Næss? Sì, un poco? Parli di no. No, ok. Ma c'è una traduzione italiana? Ah, si scrive come? Ah, je peux l'écrire. Arne Næss. Il suo magnum opus, il suo libro centrale e importante. Ecologia, società e stili di vita. C'è una traduzione italiana di 94. Mm-hmm. Il libro è di degli anni 60, 64. Ça c'est la fonte centrale della l'ecologia profonda nella filosofia, che in italiano è detta deep ecology. Sì. in italiano contemporaneo è detta così, è sì. Più nota così. Ok, deep ecology. Ecologia profonda. La egli ha un stile è più ispirato da Spinoza, è un stile di pensiero più metafisico, ma è aperto alla questione della soggettività nell'ambito del cosmos. Non è un filosofo ananese che vuoi dissolvere il soggetto nelle interazioni del cosmos, analogamente a Deleuze, ad esempio, ma in un capitolo di questo libro è un passo sulla questione del sé, no? Du soi, c'est juste? Sì. Sì. Sviluppa la corrispondenza e la tra il sé individuale e il sé in quanto parte del cosmos. L'idea che c'è una
verità superiore del sé se coincida con il, la capacità del cosmos di essere in relazione con sé, una idea simile. Se dico je dis de mémoire ça. Sì, sì, cito a memoria. Sì, ma per dare un'idea. In David Abraham la fenomenologia è convocata perché il pensiero dell'ambiente è basato su descrizione dell'esperienza sensibile di diverse situazioni o fenomeni, ad esempio l'ombra, o la casa, o il paesaggio, il movimento del corpo nel paesaggio e simili esperienze molto concreti. E la fenomenologia, come descrizione dell'esperienza, conduce a una cosmologia perché tali fenomeni sono segni o testimonianze, è giusto? Sì. Di una certa qualità del mondo. Facciamo l'esperienza del fatto che quando ci muoviamo nel paesaggio, facciamo l'esperienza che gli alberi si muovono anche, e questa interazione, reciprocità tra il mio corpo e il movimento dell'ambiente è una testimonianza della comunità tra il mio corpo sentiente e la sostanza del mondo di quella fa parte. E quindi va in direzione di una cosmologia fenomenologica. In questo caso non è una metafisica nel senso deduttivo, è 100% basata su descrizioni dell'esperienza, della maniera in cui le cose come le cose nous apparaissent, come le cose ci appaiono. Ci appaiono. Grazie. Vorrei mostrare o indicare oggi e domani che una ontologia animistica è necessaria per rendere conto di questi fenomeni. È la più rilevante, pertinente. Sì, sì. E nel stesso periodo, era per introdurre a David Abraham, quello è il suo progetto di pensiero. Nel stesso periodo, un altro filosofo, Renaud Barbaras, era il mio. Direttore di tesi di dottorato all'inizio del secolo quale secolo? Di questo secolo. sì, è giusto, no? Era sempre più in blog. Data di qua. Ora, Renaud Barbaras. On avait David Abraham, on a Renaud lui è da 55. È nato nel 55. Stessa generazione che David. Ha sviluppato una cosmologia fenomenologica
è il suo ultimo libro, L'appartenenza verso una cosmologia fenomenologica, ma credo che alcuni dei suoi libri sono in italiano. Sì, sì, sì. Sì. È il co-fondatore di Chiasmi International, ad esempio. È basata su una critica del pensiero merleau-pontiano. E io vorrei dire che è una, adesso è una teologia naturale fondata sul concetto dell'appartenenza e su una nuova interpretazione del rapporto del soggetto col mondo, e particolarmente nel suo ultimo libro, nel 2019. Mm-hmm. Barbaras dà i fondamenti metafisici, ma il legame con la dimensione dell'esperienza non appare evidentemente. Lui argomenta a livello dei principi sulla possibilità della fenomenologia e della sua capacità a superare il dualismo tradizionale della filosofia occidentale tra mondo e coscienza, oggetto-soggetto, materia-spirito, eccetera. Bon, ça c'était l'introduction. Alors, au cinque parti, cinque parti, per la mia presentazione, la prima parte è su è una lettura di passi del visibile e l'invisibile, sull'introduzione all'ontologia dell'ultimo Merleau-Ponty. La seconda è di presentare l'argomento di Barbaras criticando Merleau-Ponty. Egli critica Merleau-Ponty per riprodurre il dualismo tradizionale nel tessuto stesso della carne, che è la sostanza dell'essere in quanto è sensibile, percettibile. E la terza parte sarebbe sulla possibilità di una interpretazione panpsichistica o animistica dell'ontologia merleau-pontiana, e questa è in referenza con l'articolo di Jennifer McWhinney, anche una donna su. Una specialista di Simone de Beauvoir anche. La quarta parte, no, sì, giusto. Sarebbe la descrizione di Metamorfosi in David Abraham e perché tali esperienze di metamorfosi sono esperienze chiave, le esperienze clé. Mm-hmm. E alla fine forse parlerò di cosmologia terrestre e teologia animistica, che cosa sarebbe nel punto di vista filosofico. Ok, allora, vorrei dire che la presentazione sarà ovviamente per la maggior parte commentari di testi, e vorrei invitare a interagire, se vedete così una cosa interessante nel testo, se dico una cosa oscura o, o strana o... sarebbe bello se sia interazione.
Ok. Allora, Barbaras riassume l'idea della carne in seguente maniera. Alla prima pagina di questo libro ho provato di tradurre. Barbara scrive: se è vero che ogni parte del corpo che è toccata può risultare a sua volta toccando quella parte che stava toccata, dobbiamo concludere che il corpo non è mai un puro oggetto, dal momento che può ancora, può sempre sentire, e anche che non è un puro soggetto, quindi che questo sentire è necessariamente collassato e fondo in un frammento di materia. Fin de citation. Comment on dit fin de citation? Fine della citazione. Ok, comme ça, on dit comme ça? Je cite et puis fin de citation? Si. Si. Ok. Si, je peux... C'est un peu moins rituel en italien. Ça se dit point, moins comme ça? Oui. En tout cas, ça se comprend. Quote, end quote. Mm. Je le lis en français, juste pour la précision. S'il est vrai que toute partie du corps qui est touchée peut se révéler à son tour touchante, touchant celle-là même qui la touchait, force est de conclure que le corps n'est jamais un simple objet, puisqu'il peut toujours sentir, pas plus qu'il n'est un pur sujet, dès lors que ce sentir est nécessairement effondré dans un fragment de matière. Frammento di materia che è il mio corpo, ad esempio, come sì, occupa un porzione di spazio, è un è fatto da materia. So, sì, allora, l'idea della carne in Merleau-Ponty per punto di partenza il corpo è la sua duplicità del corpo, il corpo come chimera forse, no? Nel stesso tempo soggetto e oggetto, o più precisamente non nel stesso tempo ma successivamente, può essere soggetto toccando e oggetto toccante, pardon, e oggetto toccato, sì. Ma non le due aspetti nel stesso tempo, nella stessa parte del corpo, non può toccare e essere toccato nel stesso luogo del corpo. O sono toccato o tocco, no? Sì, o tocco. Tocco. O sono toccante. O sono toccante. Sì, c'è equivalente. Sì. Voilà, c'est ça. C'est soit je suis touché, soit je touche, alternativement. Da cui viene l'idea che poiché sono in quanto sono corpo, sono parte della materialità del mondo, e quindi se può toccare è perché sono un corpo. Di qua nasce l'idea di una sostanza ontologica più fondamentale che la soggettività e l'oggettività, che rende entrambi possibili, della quale derivano le altre due, e che potrebbe spiegare come il corpo soggetto si trasforma in oggetto e viceversa, che già c'è una a questo livello fondamentale, cioè
già c'è una capacità di metamorfosi. posso trasformarmi in oggetto o in soggetto in quanto sono corpo sensibile, in quanto sono parte di quella sostanza che è comune tra mio corpo e il mondo. L'argomento di Merleau-Ponty è abbastanza semplice, allora siamo capaci di sentire perché siamo corpi, le corpi sono, fanno parte del mondo e in quanto fanno parte del mondo è in quanto fanno parte del mondo che le corpi sensibili sono capaci di sentire. Ça, c'est à la pagina 175 della traduzione dell'edizione francese. E questo è la traduzione ufficiale di c'est qui avait fait déjà en italien? Andrea Bonomi, rivista da Mauro Carboni. Ah sì, ok. Ok, va bene. Allora, leggo, forse questo è un passaggio centrale del testo. Oh, ah non, j'ai pas le texte français. Je vais le lire après. Quindi, senza nemmeno entrare nelle implicazioni proprie del vedente e del visibile, noi sappiamo che, poiché la visione è palpazione con lo sguardo, occorre che anche essa si iscriva nell'ordine d'essere che essa si svela, occorre che colui che guarda non sia egli stesso estraneo al mondo che guarda. Non appena io vedo, bisogna che la visione sia doppiata da una visione complementare o da un'altra visione. Me stesso visto dall'esterno, così come mi vedrebbe un altro, installato in mezzo al visibile, intento a considerarlo da un certo luogo, e qui salto un poco, per il momento ci basta constatare che colui che vede può possedere il visibile solo se ne è posseduto, se ne è, se per principio, secondo quanto è prescritto dall'articolazione dello sguardo e delle cose, egli è uno dei visibili, capace per un singolare rivolgimento di vederli, lui chi è uno di essi. C'è assez... giusto trovare là il passaggio nel testo francese. Voilà. Sans même entrer dans les implications propres du voyage visible, nous savons que puisque la vision est palpation par le regard, il faut qu'elle aussi s'inscrive dans l'ordre d'être qu'elle nous dévoile. Il faut que celui qui regarde ne soit pas lui-même étranger au monde qu'il regarde. Dès que je vois, il faut que la vision soit doublée d'une vision complémentaire ou d'une autre vision, moi-même vue du dehors, telle qu'un autre me verrait, installé au milieu du visible, en train de le considérer d'un certain lieu. Et un peu plus loin, il nous suffit pour le moment de constater que celui qui voit ne peut posséder le visible que s'il en est possédé, s'il en est, si par principe, selon ce qui est prescrit par l'articulation du regard et des choses, il est l'un des visibles, capable par un singulier retournement, de les voir, lui qui est l'un d'eux. È molto chiaro, hein, che io sono capace di vedere in quanto sono io stesso visibile. Sono, perché, poiché del momento che io vedo il faut, c'est comment là en italien? Il bisogna faut, che, bisogna che
c'è anche nel stesso tempo una visione da me, mm-hmm. da un altro a me. Okay. Io stesso vissuto dal come si dice il testo? Visto dall'esterno, come si dice nella tu peux je faire un petit résumé juste pour lui donner un peu un résumé de quoi du texte non, de tout ce que tu as dit depuis le début. Ah, c'était juste... pas c'était pas clair. Peut-être mais je peux un fil possiamo enfin se c'è una può essere utile che mi faccia domanda... un riassunto di tre minuti di tutto quello che ha detto, quindi non dei dettagli che credo che si seguissero. Ma magari il problema non sono i dettagli, ma è l'immagine d'insieme, visto che è un po' frammentato a volte. Gli dico in due minuti, secondo me okay. Si riesce. Sì, ma volevo dire che se c'è una domanda, non c'è problema. Posso provare di spiegare sì, ancora sì. Una volta. No, ma tu sei su. A mon avis, ce n'est pas le détail, c'est très clair, mm-hmm. Mais c'est la continuité du discours qui est un peu plus difficile à saisir parce qu'il y a un peu d'intérêt sur le peut-être. Ah, ok. Si je t'en bon, parle, d'accord. Je t'en parle. Allora, provo a riassumervi veramente in due minuti quella che mi sembra la strategia d'insieme, non i dettagli che, ripeto, secondo me li seguite, ma è come capire parola per parola, ma poi ci vuole il colpo d'occhio su tutta la frase, no? Su tutto il discorso. Allora, mi sembra che Stefan stia facendo questo discorso, stia dicendo noi andiamo verso, o comunque lui, tutto un movimento contemporaneo va verso una prospettiva che si chiama ecofenomenologia. Per andare in questa direzione, che è quello che faremo oggi e domani, serve una premessa. Questa premessa è Merleau-Ponty, che è l'autore di cui principalmente ci ha parlato dopo aver fatto alcune premesse, dopo aver citato Arvenès, eccetera. Che cosa prende di Merleau-Ponty Stefan come punto di partenza? Un punto che è poi stato molto lavorato da tutta la tradizione degli studi merleau-pontiani, soprattutto da Renaud Barbaras, che è l'autore che lui ha citato, ma è un punto che già in Merleau-Ponty ha un'importanza strategica. Se voi prendete l'ultimo libro di Merleau-Ponty, che si intitola Il visibile e l'invisibile, o l'ultimo saggio breve che Merleau-Ponty ha scritto, che si chiama L'occhio e lo spirito, lì trovate questa specie di passaggio da cui, in modo forse problematico, ma è quasi naturale, arrivare all'animismo. Perché? Perché Merleau-Ponty, quando ragiona sul corpo, parte da un punto fondamentale. Lo trovate anche in Husserl, in realtà, ma lui lo amplifica molto. Merleau-Ponty dice in ogni punto il nostro corpo è sia toccante sia toccato. Se io faccio così con le due mani, questo è un esempio di Husserl, si trova in Idee in due ma esplode, no? Nel visibile e l'invisibile, e lì c'è una reversibilità, lui dice, il fenomeno che lui chiama chiasmo, a cui è intitolato un capitolo importante del visibile e l'invisibile, è questa reversibilità in cui io, è su, in cui io questo sono questo passo è del sì sì certo, in cui io sono toccante, e però se appena si sposta un po' la mia attenzione mi sento anche toccato da me, che significa ho queste due nature. Stefan diceva la chimera forse è già qui, la prima metamorfosi è già qui, perché in ogni punto, anche se mi tocco un ginocchio, ogni parte del corpo funziona così, con questa specie di duplicità che scivola continuamente dal soggetto all'oggetto. Però, come dice Merleau-Ponty, soprattutto come ha sottolineato molte volte Stefan, non è mai simultaneo che io sia toccante e toccato. Se io faccio così, anche con la stessa mano, con due dita, ce ne sarà uno che è piuttosto toccante, quindi in qualche modo soggettivo, soggettivato, e l'altro che cade di più dal lato dell'oggetto, della cosa toccata. Però questo scivolamento è ciò che fa sì, ed è questa è la tesi famosa di Merleau-Ponty, che io in qualche modo sia in una comunanza con il mondo e veda il mondo essendone visto, sia fatto in qualche modo di una stessa materia, non di una materia separata, eccezionale, altra,
ma altrettanto viva, e che ci fa immaginare che anche le cose siano doppie e non solo oggettive ma anche soggettive, non solo toccate da noi come oggetti ma anche toccanti noi. Per cui, di nuovo, altra tesi famosa di Merleau-Ponty, io vedo perché sono visto, io sono attivamente visibile, sono un soggetto vedente perché sono abitato da una visibilità generale. In me è il mondo che guarda, che vede. Perché sono visibile, no? Sì. Sì, la... Scusami. Ok. C'est bien de recontextualiser. Sì, allora la nel questo on dit comment passo o passaggio? Nel questo passo la visione e in generale il sentire, ma la visione qui è presa a partire della palpazione, del toccare. E questa è originale nella filosofia occidentale. Generalmente la visione è, da Aristotele nella tradizione, la visione è presa come il senso più prossimo del pensiero. In Merleau-Ponty la visione è presa a partire della palpazione, a partire dell'esperienza del toccare, quindi del punto di partenza della corporeità. L'analogia con il toccare è che non può toccare senza a sua volta essere toccato, e non può vedere se non sono un corpo, quindi se non sono visibile. Ovviamente posso vedere qualcosa e rimanere come di cachet. Nascosto. Ho bisogno di attivamente nascondermi. Sì. Quindi sono in principio visibile. Questa è la tesi fondamentale. Il soggetto, in quanto è capace di percezione e toccando, fa parte sostanzialmente dal mondo. Poiché è il mondo che vede attraverso di me. È l'interpretazione ontologica. In quanto io fa parte del mondo, sono capace di percepire. Quindi è possibile di dire che è il mondo che vede attraverso di me, che è il mondo che ha questa capacità di sentire grazie della costituzione del mio corpo o di altri corpi di altri viventi. Inoltre, la visione è sempre situata, la visione sempre si produce da un certo luogo nel mondo. Non si scrive così. Sono installato in mezzo al visibile, intento a considerarlo da un certo luogo. Dunque, vedere, anche è importante, c'erano altri filosofi nel movimento fenomenologico, in particolare Heidegger e Sartre, ad esempio, hanno
insistito hanno insistito sulla nozione della situazione. Heidegger col Dasein, il soggetto come essere qui, essere qui, essere in una posizione, o Sartre anche con la nozione di situazione, ma in Merleau-Ponty non è solo la situazione, ma è anche l'incarnazione. Il corpo non può non essere in un certo luogo, e in quanto sono corpo che sono in un certo luogo. Dunque, vedere significa essere dentro il visibile, e la questione diventa: qual è il modo d'essere del mondo in quanto possiede la capacità di sentire? E questa questione rimane in qualche modo aperta nel pensiero di Merleau-Ponty. Sapete che Merleau-Ponty è morto quando la conjugazione italiana si passa ancora, come il écrivait, quando stava scrivendo questo testo, Il visibile e l'invisibile, all'inizio degli anni 60, del XX secolo. Questo passo del visibile e l'invisibile non dice che il visibile è anche vedente, dice che poiché io sono parte del visibile tra il mio corpo, sono capace di vedere. Quindi nell'ambito della carne, dice che se questa sostanza comune del mondo e del mio corpo, dice la carne, la chair. Nell'ambito della carne ci sono due lati, per così dire. C'è la carne del mondo, che è visibile, e la carne del soggetto, che è attivo e capace di vedere. E la sola parte della carne è possibile di interpretare così, è stata l'interpretazione dominante di Merleau-Ponty, che nell'ambito della carne c'è il visibile e c'è una parte che sono i nostri corpi, o in generale le corpi viventi, che sono anche attivi e capaci di vedere. Questa è ad esempio la critica di Barbaras contro Merleau-Ponty. Dicendo che in un certo senso non va abbastanza lontano, e più precisamente che la nozione di carne del mondo non è consistente, e che troviamo un analogo dualismo dentro la carne, tra carne dell'io e carne del mondo, carne del soggetto, e che ha le due aspetti, e carne del mondo che ha solo un aspetto, solo è visibile. Barbara scrive che c'è un passaggio della mia carne verso la carne del mondo, ma il ritorno non è così possibile nell'ambito della filosofia merleau-pontiana. Questo è
forse il problema secondo Barbaras che Merleau-Ponty ha come punto di partenza il corpo del soggetto e prova di generalizzare il corpo del soggetto al mondo, di passare della mia carne verso la carne del mondo, ma il ritorno, quindi il ritorno della carne in quanto visibile alla capacità di sentire non è dovuto. Barbaras anche scrive: il diventare mondo della mia carne ha per solo controparte un diventare fenomeno di questo mondo. Il mio corpo soggetto ha la capacità di darsi un mondo. Io apri gli occhi e c'è un mondo in fronte da me, ma il mondo, secondo questa nozione di carne, non può fare più di diventare fenomeno per me. So, partendo dal punto di vista del soggetto e del corpo, raggiungiamo la dimensione sensibile del mondo, ma non apri alla soggettività del mondo stesso, alla sua attività. Quindi siamo bloccati. Sì, siamo in un angolo. In un angolo della tradizione fenomenologica che non è capace di superare il dualismo tra soggetto attivo e oggetto passivo. Il problema, secondo Barbaras, è che Merleau-Ponty non si dà le mezzi, non elabora un concetto di carne in grado di spiegare come la mia soggettività è derivata dalla soggettività del mondo, della capacità del mondo a soggettivarsi, per così dire. Infatti, visibile e l'invisibile è rimasto incompiuto e c'è una serie di note di lavoro nella seconda parte del libro è una miniera di commentari dai commentatori, e scrive in una dei note di lavoro datata di maggio 60 che la carne del mondo non è sentirsi come mia carne, essa è sensibile e non senziente. Abbastanza chiaro questo passo. Secondo questo passo, la carne del mondo non è più che, anche scrive, pregnanza di possibile offerta alla nostra capacità di sentire. C'è una asimmetria tra la nostra capacità di sentire e la disponibilità del mondo ad essere percepito. E come lo scrive un altro commentatore, sì.
Matt Dillon, americano, che ha scrivato Merleau-Ponty's Anthology nel 88. Alberi e montagne non vedono, sono le testimoni ciechi della mia stessa visibilità. Il corpo come sensibile esemplare non funziona come esemplare di sensibilità delle cose inanimate. In altre parole, la carne ha in qualche modo bisogno di nostri corpi per sentirsi. Secondo questa interpretazione dominante dell'ontologia merleau-pontiana. Puoi fare una pausa? Oui. Ma c'è una questione? Una, sì? E poi vorrei forse fare 10 minuti di. Sì, magari vi faccio 5 minuti di riassunto dell'ultima cosa, sì. E poi facciamo una pausa di un quarto d'ora così. Sì, sì, prego, visto. Certo. Non ho capito se è possibile una bidirezionalità contemporanea in termini di tempo. Faccio un esempio concreto. Mentre io la guardo adesso, sto accettando di essere guardata dai miei colleghi contemporaneamente. E io ho capito che o sia oggetto o sia soggetto. In questo momento io sono oggetto per loro e soggetto guardante. È possibile questa contemporaneità per me? C'est une bonne question. Et Ellie applique cette analogie avec le toccare. Mais si proviamo di descrivere comment se déroule, comment se svolge. Il processo. Sì, ha bisogno di accettare che è possibile di vedere e essere visto, vista nel stesso tempo, ma c'est attends je peux dire dico in francese. Je pense que Merleau-Ponty répondrait que du point de vue de l'expérience subjective, c'est pas possible d'avoir la coïncidence exacte des deux expériences en termes de prise de conscience, c'est-à-dire que soit vous avez dans votre c'est une question de figure et de fond en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qui est au premier plan, c'est votre expérience de me regarder, et puis peut-être en arrière-plan vous êtes aussi en même temps vous avez une conscience implicite du fait que je vous regarde en même temps, mais ce qui est au premier donc c'est mais vous pouvez faire cette inversion entre figure et fond, et tout à coup vous sentir regardé par moi de façon un peu peut-être gênante ou autrement, n'est-ce pas? Mais c'est une question de focalisation et d'attention en fait, et vous ne pouvez pas avoir une focale d'attention sur les deux choses en même temps, à mon avis. Enfin, du moins, c'est ce que je pense Merleau-Ponty répondrait. Parce que je pense qu'il applique. Toujours, en fait, il applique des modèles de visualisation et de représentation et de raisonnement tirés de la psychologie gestaltiste. Et notamment, la distinction figure-fond est toujours fondamentale dans toute la pensée de Merleau-Ponty. Donc, quand on dit, on peut penser que, aussi, d'ailleurs, toucher et touchant, c'est une question de rapport entre figure et fond. Que mon corps peut essayer d'être vu comme le fond qui fait apparaître le monde. Et que je peux focaliser sur mon corps ou focaliser sur le monde. Enfin bon, vous voyez, mais c'est dans ce sens-là, à mon avis, qu'il faut prendre la non-coïncidence. Mais c'est une très bonne question, cela dit. Enfin, tu peux. J'aurais pas. Serve che io riassuma, o avete seguito? No,
Riassumo. Vabbè, la domanda era... La domanda era se c'è coincidenza, se ci può essere coincidenza del mio essere in questo momento senziente e del mio essere in questo momento sentito. E dice Stefan, la risposta di Merleau-Ponty sarebbe che le due cose possono rovesciarsi una nell'altra, si può switchare, diciamo così, dall'una all'altra, ma non sono mai contemporanee. È una questione semmai di attenzione prevalente. Io sono prevalentemente attento al fatto che adesso vi sto vedendo. E nello sfondo ho una consapevolezza, ma che non ha la stessa intensità e lo stesso peso. Nello sfondo sono anche consapevole che mi state guardando e che io dunque sono visto. Questo, collegandosi a quello che ha detto nella mezz'ora precedente, no? Vi faccio un riassuntissimo brevissimo anche di questo. Questo pone un problema, o almeno Barbaras, e mi sembra che anche il discorso di Stefan vada in accordo con quello di Barbaras, sin qui. Io no? Just resumé ce que dit Barbaras. Barbaras dice che qui c'è un problema, cioè che con tutta la buona volontà di Merleau-Ponty, Merleau-Ponty non oltrepassa una specie di dualismo. Appunto perché è uno switch, o comunque è un gioco di primo piano e sfondo, in cui non abbiamo mai le due figure contemporaneamente, no? Che io sento e che io sono sentito, oppure si potrebbe anche dire così, che solo alcune parti privilegiate dell'universo, cioè i nostri corpi o i corpi viventi, hanno la possibilità di questa reversibilità, perché il tavolo no. Allora, finché diciamo che il tavolo no, l'albero no, l'esempio è l'albero, che diciamo che l'albero no, allora non è così vero che il mondo è anche senziente, oltre che sentito. Il mondo è sensibile per noi, dunque non avremmo, diciamo, evaso, non saremmo evasi da quel dualismo fondamentale, nonostante i tentativi di erosione anche virtuosa, no, da parte di Merleau-Ponty. Questo almeno è quel che Barbaras obietta a Merleau-Ponty. La prossima puntata sarà a vedere che cosa ne fa Stefan di tutto ciò. Allora, 15 minuti di pausa. 10, come voi.